Barbara D'Urso tira una frecciatina a Ignazio e Cecilia e parla della madre di Belen. Ignazio e Cecilia snobbano Domenica Live, arriva la nuova frecciatina di Barbara D'Urso. Dopo Cecilia e Jeremias Rodriguez, anche Ignazio Moser ha deciso di non presenziare a Domenica Live. Al contrario degli ultimi eliminati del Grande Fratello VIP, Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio, il ciclista ha preferito snobbare Barbara D'Urso. Una decisione alquanto scontata visto che i fratelli di Belen hanno chiaramente dichiarato guerra alla signora della Domenica. Quest'ultima, dal canto suo, non smette di parlare della storia d'amore tra Ignazio e Cecilia e tra una discussione e un'altra non ha dimenticato di lanciare una frecciatina alla nuova coppia. Barbarella ha infatti sottolineato che è orgogliosa di condurre una trasmissione dove tanti grandi artisti intervengono. Una frecciatina bella e buona a Cecu e Naco che, almeno fino ad oggi, non hanno dimostrato di avere un talento artistico particolare. La nuova stoccata di Barbara D'Urso a Ignazio e Cecilia. Sono orgogliosa che la trasmissione che conduco venga scelta solo da grandi artisti, ha puntualizzato la D'Urso poco prima di far entrare in studio Malgioglio. Una chiara stoccata a Cecilia e Ignazio, fatta dopo che Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo TV, ha menzionato l'assenza dei due nuovi fidanzati a Domenica Live. Il giornalista ha chiaramente fatto sapere di non aver apprezzato le dichiarazioni della sorella di Belen e di Jeremias Rodriguez riguardo le trasmissioni di Barbara. Come noto, i due fratelli hanno rifiutato l'ospitata nel salotto domenicale in quanto si sono sentiti offesi dalle affermazioni degli opinionisti. Ma, a detta di Signoretti, sarebbe solo un modo per non prendere parte ad una trasmissione scomoda, senza interviste preparate a tavolino. Il commento della D'Urso sulle dichiarazioni di Cecilia e Jeremias. Dello stesso parere pure Daniele Interrante che, menzionando le dichiarazioni di Cecilia e Jeremias a chi, ha trovato assurdo aver tirato in ballo la madre Veronica. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche, ha fatto sapere l'ex fidanzata di Francesco Monte. Non è tardata ad arrivare la replica di Barbara D'Urso, la madre è entrata nella casa dicendo che è orgogliosa della figlia, quindi non credo sia stata male. E infine una precisazione della conduttrice napoletana, la rete è contenta se parlo di un altro programma della stessa rete.